Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You, il canale YouTube che va a recensire insieme a voi e per voi prodotti tecnologici innovativi riguardanti la sfera domestica, l'abbigliamento. Vi invito quindi ad iscrivervi a questo canale YouTube, come anche ad attivare la campanella delle notifiche, perché prossimamente usciranno nuove video recensioni di prodotti interessanti e innovativi. Se poi vi piace risparmiare ottenendo prodotti estremamente scontati o addirittura gratuiti, vi invito allora ad iscrivervi da subito al canale Telegram Offertoni. Scrivete questa parola su Telegram, troverete anche il maialino come foto profilo, e seguite più avanti anche la community di Facebook Offertoni. Troverete su questo canale, sulla community di Facebook, offerte e cali di prezzo riguardanti prodotti Amazon.it selezionate tramite l'ausilio di grafici e portali, come anche troverete codici sconto che mi vengono forniti dagli stessi venditori, e farò anche dei giveaway. Vi ricordo che il canale Telegram sarà attivo tra poche settimane, come anche la community di Facebook. Ma iniziamo subito a recensire questo prodotto interessante e soprattutto utile in questo periodo dell'anno che si viaggia molto e che si utilizza quindi la macchina. Si tratta di un avviatore d'emergenza auto jump starter marcato Suaoki, modello U10 da 20.000 mAh. Ammettetelo, quanti di voi si sono dimenticati magari accesi i fari della macchina o la radio? Beh, io sono uno di questi, ultimamente mi è capitato di lasciare accesa la radio un po' per disattenzione, quindi mi sono ritrovato dopo alcune ore a non riuscire ad accendere la macchina. In questo caso questo avviatore d'emergenza svolge la funzione proprio di dare quell'input necessario ad avviare la macchina, come dice il nome. Non serve però a mantenere la batteria carica, quindi non è un mantenitore di batteria, e neanche a caricarla quando ad esempio la batteria è totalmente scarica. Dall'avvio iniziale poi toccherà a voi ovviamente girare per un'oretta o due con la macchina finché si ricarica un po', o se proprio è a terra, beh, in questo caso forse si potrebbe anche pensare di cambiarla. Ma iniziamo subito a spacchettare il prodotto. Come vedete arriva all'interno di una confezione di cartone. Tra un attimo andrò anche a elencarvi le differenze tra gli altri due modelli sempre della Suaoki, perché effettivamente ci sono due modelli, quello più economico di questo, quello intermedio che sarebbe questo qua che sto andando a recensire, il modello U10, e poi c'è il modello più diciamo costoso. Custodia rigida che protegge dagli urti e dai raggi solari, quindi se lo lasciate in macchina è utile che ci sia una protezione dai raggi solari, dal calore diretto con l'avviatore di emergenza, perché si trattano comunque di batterie all'interno dell'avviatore di emergenza, e quindi non è il massimo lasciarle a contatto con i raggi solari e il calore, perché potrebbero anche incendiarsi. Comunque c'è un'apertura cerniera, un laccetto per attaccarlo eventualmente da qualche parte. Apriamo all'interno, possiamo vedere una tasca per contenere i vari cavetti, un libretto di istruzioni in lingua italiano, tedesco, francese, spagnolo e giapponese, con tutte le caratteristiche e come si deve andare ad utilizzarlo, ma lo vediamo insieme in questo video. Al di sotto abbiamo l'avviatore di emergenza, come vedete è inserito all'interno di questo strato anche spesso di gomma piuma per proteggere dagli urti, e come vedete è anche bello esteticamente. Ecco il contenuto della custodia: avviatore di emergenza, morsetti per attaccarli ai polli della batteria dell'auto, caricatore dell'avviatore d'emergenza con appunto l'ingresso, l'attacco all'accendisigari dell'auto, alimentatore da parete sempre per andare ad attaccare, a caricare scusate, l'avviatore d'emergenza, e poi infine abbiamo anche un cavetto micro USB, USB di ricarica, che servirà per collegare un dispositivo come lo smartphone o il tablet e ricaricarlo, perché questo avviatore di emergenza ha la funzione sia di avviatore di emergenza ma anche da power bank. Le entrate USB si trovano al di sotto di questa parte gommata che serve per proteggere da polvere e acqua, e come vedete andando a rimuovere questa parte gommata si potranno inserire fino a due dispositivi e caricarli contemporaneamente. Abbiamo ovviamente anche l'ingresso per attaccare poi i vari alimentatori e quindi caricare l'avviatore. Vi dico anche che dovete, per ricaricare i vostri dispositivi USB, schiacciare una volta il tasto power on off, che vi mostrerà l'amperaggio in uscita
E se aspettate qualche secondo anche la percentuale di carica rimanente sull'avviatore. Come vedete siamo al 44% di batteria. Cosa importante è di avere questo avviatore di emergenza almeno al 50% di carica, perché per svolgere la funzione di avviatore di emergenza per la batteria dell'auto ci dovrà essere almeno una carica del 50%. Vi dico anche che ho ricaricato all'incirca 4 volte il mio Motorola Lenovo Moto G4, che ha una batteria di 3000 mAh, però poi ovviamente il numero di ricariche che si possono fare dipende dal vostro dispositivo, dal vostro device. Non c'è la ricarica veloce, quindi se avete un dispositivo con la tecnologia di ricarica veloce, come nel caso del mio Motorola Moto G4, non effettuo la ricarica veloce, la quick charge per intenderci. Abbiamo poi sulla parte frontale 3 LED che uniti insieme emettono un'illuminazione veramente potente, ve lo garantisco. Come funziona il LED? Beh, si va ad premere 3 secondi il tasto power on off finché il LED si illumina, poi per cambiare la modalità del LED si va a premere una volta. Come vedete adesso lampeggia, schiaccio un'altra volta, lampeggia più velocemente, schiaccio la terza volta e si spegne il LED. Se vogliamo invece emettere un'illuminazione rossa lampeggiante, basterà schiacciare 2 volte velocemente il tasto power off on. Come vedete è un'illuminazione un po' da sirena della polizia americana. Questo magari è utile quando siete in panne sull'autostrada o sulla strada di notte e volete segnalare la vostra presenza sulla carreggiata. Power bank, avviatore di emergenza, cioè la funzione principale, torcia elettrica e anche bussola. Questo avviatore di emergenza, come vedete, racchiude tante funzioni veramente utili. Adesso andiamo a vedere insieme la procedura di avvio per avviare la batteria della propria macchina. Piccola parentesi, non vi illustrerò la procedura d'avvio direttamente sulla batteria della mia auto, questo perché al momento la batteria della mia auto è carica. Fortunatamente questa volta non ho lasciato la radio accesa o comunque i fari dell'auto accesi, però vi garantisco che 2 settimane fa, quando sono andato a pescare al lago con mio cugino, si era dimenticata la radio accesa sul volume basso e quindi a fine pescata, a fine giornata, abbiamo dovuto utilizzare per fortuna il mio avviatore d'emergenza che ce l'avevo nella mia auto. E la sua auto è una Lancia Y, modello nuovo, motore a benzina, ed è funzionato tutto bene. Adesso vi illustrerò comunque la procedura d'avvio. Per prima cosa schiacciate una volta il tasto power off on. Come dicevo prima, cercate di tenere l'avviatore di emergenza dal 50% di carica in su possibilmente, se no è inutile, vi servirà solo come torcia o come power bank. Poi successivamente si va a sollevare questa parte in gomma, andate ad inserire in questo modo. Come vedete si illuminano gli indicatori verde e rosso e si stanno alternando, quindi se già si alternano di rosso e verde, il primo step vuol dire che è andato a buon fine. Secondo step, andate ad attaccare i morsetti al polo negativo e al polo positivo della vostra batteria. Rosso più polo positivo, nero, morsetto nero, meno polo negativo. A questo punto, se il LED in questione diventa verde fisso, la macchina deve essere sempre spenta, mi raccomando, se il LED diventa verde fisso, allora vuol dire che potete girare la chiave della vostra auto e al 99% si avvierà. E vi dico 99% perché appunto nel caso di mio cugino non è successo così. Questo perché appunto una volta attaccati i morsetti e i poli, il LED lampeggiava di verde e di rosso e non di verde fisso come vi ho detto che dovrebbe succedere nel 99% dei casi, e in questo caso provando comunque a girare la chiave nel quadro della macchina non si avviava, bensì il LED lampeggiava di rosso ed emetteva un beep. Le cause possono essere due: o avete messo i morsetti ai poli in modo errato, quindi per sbaglio l'avete invertito e quindi vi avverte con il beep e con il LED rosso, attenzione, mette i morsetti ai poli in modo corretto, o se no, semplicemente non vi riconosce la batteria, l'avviatore non vi riconosce la batteria della vostra auto. In questo caso non ci si deve disperare, perché anche nel caso di mio cugino appunto non riconosceva la batteria, ma si deve procedere al bypass. Per effettuare la procedura di bypass cosa si deve fare? Beh, semplicemente si deve andare a prendere un oggetto appuntito, una penna, una punta di un galleggiante da pesca,
comunque qualcosa che vi permetta di inserire all'interno di questo forum e schiacciare per 3 secondi questo tastino che si nasconde all'interno. In questo caso il beep vedrete che sparisce, il beep che era fisso fino a poco tempo fa sparisce. E in questo momento potete andare a girare la chiave dell'auto. Ovviamente i morsetti devono essere sempre attaccati in modo corretto, ovviamente, ma si presuppone già che erano attaccati in modo corretto. Andate comunque ad avviare, a girare la chiave nel quadro della macchina e la macchina, se vi va bene, dovrebbe appunto partire come ci è successo a noi. In questo caso staccate i morsetti della batteria senza andare a toccare magari le parti metalliche, che non si sa mai che vi prendete la scossa. Ed è fatto. Come vi avevo detto all'inizio, vi faccio vedere le caratteristiche tra i 3 modelli della Suaoki. Allora, abbiamo il Suaoki U10 che presenta le colorazioni arancione o blu, io l'ho preso arancione. Abbiamo un prezzo sui 90 euro che può variare comunque, come anche gli altri modelli. Quindi seguite sempre il canale Offertoni su Telegram o la community Offertoni su Facebook per aggiornarvi sulle variazioni di prezzo, perché io l'ho preso anche scontato. Tra l'altro abbiamo un peso di 650 grammi, una corrente in ingresso DC da 15 volt, barra 1 ampere, 4-5 ore per ricaricarlo. Le dimensioni sono 19x9x3,5 cm di spessore, i morsetti hanno una lunghezza color rosso di 30 cm di cavo, mentre 23 cm il morsetto nero. Un display LED da 3,5x1,5 cm, schermo LCD, 2 porte USB che appunto vi ho fatto vedere prima e sono protette da questo diciamo protezione sportellino di gomma. All'uscita da 5 volt barra 2,4 ampere, una bussolina che vi ho già fatto vedere prima. Abbiamo la capacità di batteria poi dell'avviatore in sé, che è di 20.000 mAh, corrente iniziale di 400 A e di picco di 800 A, tensione in uscita iniziale di 12 V ed adatto a motori a benzina fino a 6 litri, quindi 6.000 di cilindrata, mentre per i diesel 5 litri, 5.000 di cilindrata. Abbiamo poi come caratteristiche la luce bianca a fascia, quindi fissa lampeggiante, la luce rossa che è solo lampeggiante, e come accessori avete la borsetta, i morsetti, la bussola, il cavo di USB e micro USB per ricaricare i dispositivi, il carico di ricarica accendisigari, l'alimentatore da parete per ricaricare l'avviatore. Passiamo al modello che costa sui 50 euro, cioè il modello T10 da 12.000 mAh. Questo modello è disponibile solo nella colorazione rossa, il prezzo è sui 50 euro appunto, però può variare, il peso è di 390 grammi, quindi nettamente inferiore al modello U10, corrente di ingresso DC 15 V, 1 ampere, 4 ore di ricarica, siamo lì quindi come il modello U10. Le dimensioni dell'avviatore sono di 16,3x8,3x3,2 cm di altezza, abbiamo quindi delle dimensioni un po' ridotte rispetto all'altro, esterno gommato antiurti ma non una chiusura antipolvere, quindi rispetto all'U10 potrebbero anche entrare nel caso polvere e gocce d'aria all'interno, quindi è un po' forse più protetto l'U10, e l'esterno gommato comunque antiurti non è male. Abbiamo poi come schermo LCD, un'assenza di schermo LCD scusate, ma comunque i LED ci indicano lo stato di carica dell'avviatore come nei power bank. Abbiamo 2 porte USB anche qua per ricaricare i dispositivi, uscita 5 V barra 2,1 ampere, capacità della batteria, qua c'è la differenza, 12.000 mAh rispetto ai 20.000 mAh dell'U10, corrente iniziale di 200 A, di picco di 400 A, ovviamente è dimezzata rispetto all'U10, tensione in uscita 12 V, adatto a motori benzina fino a 5 litri, 5.000 di cilindrata, diesel 2 litri, quindi 2.000 di cilindrata. Come vedete qua c'è la differenza, 5 litri con questo modello, il T10, rispetto ai 6 litri con l'U10, dell'U10, mentre diesel nel T10 sono 2 litri, mentre nel U10 sono 5 litri. Poi abbiamo come caratteristiche la luce bianca singola fissa lampeggiante, ma non la luce rossa che invece nell'U10 c'è, e come accessori abbiamo la borsetta e morsetti, la bussola non c'è, il cavo di USB micro USB di ricarica dei dispositivi non c'è, non c'è neanche il cavo di ricarica degli accendisigari, anzi questo c'è, scusate,
cioè l'alimentatore da parete per ricaricare l'avviatore anche in questo caso. Passiamo infine a quello di fascia più costosa, si tratta di circa di 130 euro, stiamo parlando del Suoki U20, abbiamo come colore disponibili esclusivamente il nero, prezzo appunto sui 130 euro che può variare, il peso non viene definito, corrente d'ingresso come anche le dimensioni dell'avviatore non vengono definite, i morsetti non vengono espresse indicazioni, non c'è lo schermo LCD, questo mi fa un po' strano perché non so, sul Suoki U10 che costa anche di meno c'è lo schermo LCD. Ma comunque ci sono anche qui i LED che indicano lo stato di carica dell'avviatore. Abbiamo due port USB per ricaricare i dispositivi, uscita 5V 2,4A, abbiamo la chiusura antipolvere. Abbiamo poi una capacità della batteria di 60Wh, una corrente iniziale di 1000A di picco di 2000A, guardate qua la differenza, veramente rispetto all'U10 abbiamo 400A e di picco 800A, qua abbiamo 1000A e di picco 2000A, quindi si nota già la differenza. Tensione di uscita 12V, questo è come gli altri modelli, è adatto a motori a benzina fino a 10 litri, quindi 10.000 di cilindrata, mentre diesel 8 litri, 8.000 di cilindrata. Rispetto quindi all'U10 abbiamo 6 litri contro i 10 litri di benzina, motore a benzina, mentre abbiamo 5 litri diesel in confronto con 8 litri diesel di cilindrata, sempre stiamo parlando. Poi caratteristiche, luce bianca singola fisso lampeggiante, luce rossa solo lampeggiante, questo è come l'U10, e accessori abbiamo anche qui la borsetta, i morsetti, non c'è la bussola, il cavo USB, micro USB per i dispositivi è presente, il cavo di ricarica degli accendisigari è presente, l'alimentatore è presente da parete ed è tutto. Quindi una mia considerazione personale, abbiamo tre modelli che hanno alcuni accessori in più, tipo non so, la bussola L10, il LED L10, mentre il modello più costoso queste cose non ce l'ha, però essenzialmente se si guarda quelle che sono le funzioni principali, ovvero l'avviatore di emergenza, dovete rapportarlo al motore che avete. Se avete un motore a benzina che ovviamente ha un 9 litri di cilindrata, quindi un 9000 di cilindrata, ovviamente dovete prendere il Suoki U28. Se poi avete invece un motore a benzina che arriva fino ai 6 litri di cilindrata, allora potete semplicemente orientarvi sull'U10 o anche sul T10. Dovete un attimo ragionare su queste differenze. Normalmente chi ha una macchina, diciamo, comune, come potrebbe essere una Lancia Y nuova o comunque una Fiat 500, io consiglierei di prendere il Suoki U10. Questo perché c'ha, oltre agli accessori come la borsetta, i morsetti e tutto, anche la bussola, anche il LED, mentre gli altri due modelli, come avete visto, non hanno ad esempio il cavetto USB, micro USB di ricarica al T10, non c'hanno la bussola o non c'è ovviamente il LED di ricarica. Poi vedete un attimo voi come in virtù di quale ragionamento acquistarlo. Se pensate nel futuro di prendervi il SUV, il macchinone, beh, potete orientarvi già da subito a spendere 130 euro più, prendere l'U28 e stare tranquilli. Vi lascio i link dei tre modelli in descrizione di Amazon, potete acquistarli, mi raccomando seguite il canale Offertori su Telegram e su Facebook, la community, perché se ci saranno offerte di questi avviatori di emergenza ve li metterò sicuramente sul gruppo.